ancora una volta bestia nera del Milan. Prima parte della partita, ritmi blandi con il Milan che controlla il gioco a centrocampo e il Verona che risponde con rapidi contropiedi. E proprio su azione di contropiede i veronesi realizzano. È il 30° e Orlandini prende palla sulla sua tre quarti, salta Baggio, arriva al limite dell'area avversaria, fa partire un preciso cross per la testa di Zanini che schiaccia in rete. Sei minuti dopo il raddoppio. Ancora Orlandini, questa volta da sinistra, mette al centro. Giunta non ci arriva di testa, pallone per Bacci che solo in mezzo all'area fa partire un tiro imparabile per Rossi. 2-0 e Sacchi sempre più preoccupato. Il Milan sembra svegliarsi un po', Baggio per Dugarry, il tiro però è debole. Ancora Baggio per Boban, gran tiro al volo del croato, alto di pochissimo e squadri negli spogliatoi. Inizia il secondo tempo e la partita invece finisce. Al nono un altro contropiede veronese. Magnaro per Orlandini, migliore in campo, che attende l'uscita di Rossi e di piatto realizza 3-0. Milan assolutamente inconcludente su azione e che riesce a realizzare solo su calcio da fermo. Varesi atterrato al limite, punizione di Boban dai 22 metri e palla che supera guarda il bene, 3-1. Il Milan ora sembra credere in una difficile rimonta. Azione di Baggio, palla per Dugarry, fuori di pochissimo. E poi bel dribbling di Boban che però spreca tirando addosso al portiere del Verona. Dopo molte partite sfortunate, una grande prova dei veronesi che forse all'ultima occasione utile tirano fuori una prestazione veramente superlativa. Ma il Milan visto oggi a Verona è proprio una squadra...